Ebbene ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video per parlare di ufficialità di calciomercato. Proseguiamo con la serie, tanti i colpi annunciati in quest'ultimo periodo in cui il mercato è infervorato, diciamo così. Partiamo subito dalla serie B, perché c'è un nuovo colpo di calciomercato per il Parma di Mister Pecchia, che dopo aver riscattato Del Prato annuncia l'arrivo, sempre per il reparto difensivo, di Simone Romagnoli, difensore classe 90 che arriva direttamente dall'Empoli a titolo definitivo ed è quindi un rinforzo sicuramente importante per la difesa, giocatore che ha militato in Serie A, ma che ha giocato spesso e volentieri la sua carriera in Serie B, giocatore di buon livello per la categoria, di esperienza che sicuramente per il reparto difensivo a disposizione di Mister Pecchia può rendersi molto molto utile, considerando anche la presenza di un giocatore giovane come Del Prato. Romagnoli un pochino più esperto, ma comunque di alto livello, sicuramente vanno a formare un ottimo reparto difensivo con anche ovviamente gli altri già presenti in rosa. Detto questo, andiamo a parlare di Premier League perché c'è un nuovo colpo del Brighton. Per il reparto offensivo, un Brighton che ha annunciato anche Nciso, ne parleremo penso nei prossimi giorni, o forse ne abbiamo già parlato, onestamente non lo so, però arriva Adingra per il reparto esterni, ala classe 2002, che firma un quadriennale con il Brighton, arriva per circa 8 milioni di euro dal Nordjylland, quindi dal campionato danese, ed è un'operazione certamente importante. Sì, cifre sono anche abbastanza elevate perché è un giocatore che ha dimostrato già diverse cose, un giocatore di prospettiva, esterno di ottimo livello, però c'è da capire bene l'impatto che avrà la Premier su di lui e l'impatto che poi lui avrà in Premier, per cui 8 milioni sono anche tantini, giocatore però di prospettiva su cui Brighton vuole puntare. Detto questo, parlando di allenatori, Valverde è il nuovo mister dell'Athletic Bilbao, un Bilbao che è ripartito con un nuovo corso, c'è Uriarte come nuovo presidente, quindi quest'anno è un po' l'anno della ripartenza per un Bilbao che sono ormai diverse stagioni che non torna più in Europa, quindi serve forse qualche investimento in più, serve forse fare qualcosa di più per poter riportare il Bilbao ai vecchi fasti. Si riparte con Mister Valverde, allenatore di comprovata competenza e esperienza in Liga, e quindi chissà che non si possa veramente far bene, considerando che lui conosce molto bene l'ambiente. Questa ormai è la sua terza volta sulla panchina del Bilbao, e sicuramente l'obiettivo sarà quello di creare un nuovo corso vincente. Detto ciò, notizia in casa Troyer, qui andiamo in Francia perché Poroso è un nuovo calciatore del Troyer. Troyer che tra l'altro, così come anche il Palermo, è nel giro del City Football Group e annuncia il difensore classe 2000 che firma un contratto quinquennale con il Troyer e arriva direttamente dal Boavista per 3,5 milioni di euro. Quindi arriva direttamente dal campionato portoghese, giocatore anche qui di prospettiva, buon centrale che si è valorizzato negli ultimi tempi, ha acquistato una cifra anche relativamente bassa, scommessa per un Troyer che l'anno prossimo cercherà di confermare la categoria, così come fatto quest'anno. Colpo in casa Cadice, perché arriva direttamente dal Midtjylland, ancora una volta dal panorama danese, Mabil per il reparto esterni. Stiamo parlando di un'ala classe 95 che arriva a titolo definitivo, come dicevo, dal Midtjylland, e sottoscrive un contratto quadriennale. Giocatore di ottimo livello per il reparto esterni, sono ormai diverse stagioni che si sta confermando a buoni livelli in Danimarca, ma anche in Europa, perché il Midtjylland comunque quasi ogni anno fa l'Europa. Negli ultimi tempi ha avuto anche qualche esperienza particolare, tipo in Turchia. Giocatore assolutamente intrigante, che tra l'altro il Cadice acquista a zero, titolo gratuito, quindi ancora di più un colpo che ci può stare, e sarà interessante vederlo in Liga, perché è un esterno che in Liga potrebbe veramente far bene, in un Cadice che lotta per la salvezza. Chi lotta per la salvezza, ma in Francia, è il Tolosa. Tolosa che annuncia l'arrivo di Abuklal direttamente dalla AZ Alkmaar, ala esterno offensivo classe 2000 che arriva per circa 2 milioni di euro dalla AZ e firma un contratto che ha una durata. Aspettate un attimo che lo trovo subito, ha una durata
fino al 2026, quindi 4 anni di contratto per lui. Scommessa per il neopromosso Tolosa che torna in Ligue 1 dopo qualche stagione passata in Serie B olandese, ce l'ho sempre in mente, in Serie B francese. Però devo dire, colpo veramente intrigante. A me Bouclal, onestamente, è un giocatore che piace, un buon esterno che alla Z negli ultimi tempi ha fatto abbastanza bene, e sarà veramente interessante vederlo in un campionato come la Ligue 1. Detto ciò, scommessa del Mönchengladbach, che sempre dal Midtjylland annuncia l'arrivo di Fraulo. Stiamo parlando di un centrocampista classe 2003, 4 anni di contratto per lui e colpo in prospettiva assolutamente intrigante. Si parla di lui come uno dei giocatori più interessanti nel panorama danese, giocatore di prospettiva, ottimo centrocampista, e un Mönchengladbach che negli ultimi tempi sta molto attenzionando il panorama dei giovani, quindi chissà che non possa fare bene nella formazione tra l'altro tedesca, che vorrà certamente tornare a lottare per l'Europa, considerando che questa stagione, se non ricordo male, non è arrivato per nulla vicino ai piazzamenti europei. Quindi Praulo, colpo in prospettiva, che credo onestamente farà parte della prima squadra, non verrà già in prestito, anche perché è un investimento abbastanza importante per il Mönchengladbach. Detto questo, rimanendo in Germania, Alario è un nuovo calciatore del Francoforte, quindi si sposta dal Leverkusen a Francoforte, attaccante classe 92 che firma un contratto triennale e arriva per circa 6 milioni di euro nella formazione che ha appena vinto il titolo di Europa League, quindi un Francoforte che ripartirà dalla Champions, e all'Alario rappresenta un colpo di buon livello, giocatore di categoria, attaccante che ogni anno quasi arriva quasi in doppia cifra, giocatore di buon livello che sicuramente può rafforzare quello che è il reparto offensivo del Francoforte, che vorrà puntare a confermarsi in zona europea. Cifra abbastanza anche corretta, diciamo, per quella che è il valore del calciatore, quindi sicuramente colpo intrigante. Detto ciò, andiamo in Olanda perché la Z come sostituto di Abuklal annuncia Odgaard dal Sassuolo. Stiamo parlando di un'ala, un attaccante esterno classe 99 che arriva per circa 4,1 milioni di euro, quindi una cifra che è il doppio rispetto a quanto la Z ha incassato per Abuklal. Giocatore che ha già giocato in Olanda l'anno scorso stagione con la maglia del, non mi ricordo, però ha giocato sicuro in Olanda, Odgaard, e al di là di questo, esterno di buon livello, esterno anche di prospettiva perché è ancora un 99, lui può fare l'esterno, può fare anche la prima punta, e ha giocato al Vallvik, è vero, ha giocato al Vallvik, ed è un rinforzo che potrebbe essere utile anche nell'ottica di una possibile cessione di Pavlidis, perché ripeto, può fare l'esterno, può fare anche la prima punta, considerando la sua prestanza fisica, e visto che Pavlidis sta facendo veramente bene, potrebbe essere chiamato da un club magari più importante, ecco che la Z si copre con l'arrivo di Odgaard. Detto ciò, colpo del Villarreal perché arriva José Luis Morales, il comandante, come viene anche soprannominato, attaccante classe 87 che arriva a titolo gratuito, firmando un contratto biennale con il sottomarino giallo, giocatore di ottimo livello per la categoria, al Levante, nonostante la retrocessione, ha siglato diverse reti. È un giocatore che ogni anno arriva quasi in doppia cifra, una certezza del campionato spagnolo, e quindi sicuramente il Villarreal va molto a rafforzare un reparto offensivo che già vanta diversi giocatori di livello, quali i vari Gerard Moreno, Chukwueze per il reparto offensivo, Danjuma che viene da un'ottima stagione, Pino ancora per gli esterni, giocatore di ottima prospettiva, e sicuramente Morales va a ricoprire un tassello da non sottovalutare per la prossima e le prossime stagioni. Detto questo, andiamo in Turchia perché Bardakçı è un nuovo calciatore del Galatasaray, quindi il Galatasaray di Buruk, che è stato annunciato da poco sulla panchina della formazione turca, annuncia un difensore classe 94 direttamente dal Konyaspor, acquistato per circa 2,8 milioni di euro, e firma un contratto quadriennale, rinforzo di buon livello, giocatore di esperienza, per quanto sia nel più della carriera, che conosce bene il panorama turco, quindi certamente rappresenta un colpo
in questo senso oculato e che può sicuramente far bene per il futuro di un Galatasaray che ha tutte le volontà di voler tornare a lottare per l'Europa, vista la passata stagione veramente, veramente deludente sotto quest'ottica. Detto questo, andiamo in Premier perché il Nottingham Forest annuncia Awoniyi, attaccante classe 97, attenzionato da diversi club in giro per l'Europa. Il Nottingham Forest si muove prima di tutti e se lo accaparra. Giocatore che firma un quinquennale arriva direttamente dall'Union Berlino per circa 20,5 milioni di euro, cifra abbastanza elevata, ma viene da un'ottima stagione con l'Union, attaccante nigeriano che ha siglato quasi 15 gol tra campionato e anche competizioni europee, perché l'Union Berlino ha giocato la Conference League, giocatore di ottimo livello, attaccante che si è valorizzato in un campionato che in realtà la Bundes valorizza molto le prime punte e quindi ora è pronto al grande salto nel neopromosso Nottingham Forest che sta facendo diversi investimenti importanti e chissà che non possa fare bene anche in Premier, un campionato certamente diverso dalla Bundes, ma che comunque potrebbe riservare un futuro radioso per Awoniyi. Detto ciò, altre notizie per proseguire questa in casa Monopoli, quindi andiamo in Serie C per la prima volta quest'oggi, è ufficiale l'arrivo di Rolando per il reparto tre quarti. A me un po' dispiace perché Rolando è un giocatore che io avrei voluto vedere in una squadra calabrese, giocatore di ottima qualità. Stiamo parlando di un trequartista classe 92 che arriva direttamente dalla Pro Vercelli, tra l'altro. Biennale di contratto per lui e riparte così dal Monopoli. Un giocatore, ripeto, assolutamente intrigante, profilo di tutto rispetto per la categoria, giocatore anche di esperienza che negli ultimi tempi ha militato principalmente nei rigioni del Nord, ma ha ottime qualità tecniche ed è un calciatore che secondo me è più che valido, quindi per il Monopoli penso possa veramente risultare utile. Così come secondo me può fare molto bene Albertini a Cesena, quindi fa il percorso inverso da sud a nord. Albertini lascia infatti la Virtus Francavilla per accasarsi in Emilia-Romagna al Cesena, terzino classe 94 che sottoscrive un contratto biennale con il Cesena di Toscano ed è un rinforzo importante, uno degli esterni secondo me più validi in categoria e in particolare nel girone C, o almeno per quanto dimostrato negli ultimi anni, giocatore di ottimo livello. Ho detto che ha giocato, sì, vabbè, ha giocato al Francavilla, in realtà, vabbè, negli ultimi anni ha giocato anche a Catania, poi Catania che è fallito e quindi lui si è svincolato. Ho avuto un piccolo lapsus, diciamo, ma un giocatore che ha giocato principalmente nel girone C negli ultimi anni si è sempre confermato come un ottimo terzino che può fare tutta la fascia e secondo me a Cesena con Toscano potrebbe fare solo che bene. Ora andiamo avanti, parliamo di Frosinone, un Frosinone che ha annunciato nell'ultimo periodo diversi colpi, tra cui tre giovani interessantissimi, i vari Cervo, Turati e Moro. Adesso poi ne parleremo, credo. Ma per il reparto difensivo annuncia Lucioni, difensore classe 87 che arriva in prestito secco direttamente dal Lecce. Giocatore che quindi, nonostante la promozione dei Salentini, rimane in Serie B. Tra l'altro, giocatore che si è dimostrato molto valido per la categoria dopo la parentesi doping che l'ha tenuto un po' lontano dal campo, è ripartito più forte di prima e negli ultimi anni si è, ripeto, assestato come uno dei profili più importanti in categoria nel reparto difensivo. Quindi colpo sicuramente importante, formula un po' particolare, un prestito senza neanche diritto di riscatto, però giocatore che assolutamente può fare bene in quel di Frosinone agli ordini di Mister Grosso. Bale è un nuovo giocatore del Los Angeles Football Club, il LAFC, quindi annuncia anche Gareth Bale, un LAFC che vanterà giocatori come Carlos Vela, Chiellini e ora anche Bale. Stiamo parlando, ovviamente, parlando di Bale, di un esterno, un'ala, classe 89, che lascia così l'Europa dopo diverse stagioni. Ha avuto un exploit incredibile con il Tottenham, poi con il Real, e da quando ha lasciato il Real per tornare in Inghilterra è calato drasticamente, non è più riuscito a riprendersi. Giocatore
che nasce terzino, poi avanzato a fare l'esterno, ottima corsa, ottimi colpi. Negli ultimi anni non ha saputo confermarsi a buoni livelli, chissà che non possa trovare la sua dimensione proprio in MLS. Detto ciò, colpo della Triestina perché è ufficiale. No, aspettate un attimo. Colpo del. Vediamo se lo trovo. No, dell'Ancona Matelica, scusate. L'Ancona Matelica annuncia per il reparto di centrocampo Petrella. Centrocampista che può giocare anche come esterno alto, classe 93, che firma un contratto biennale. Giocatore ex Triestina, giocatore di buon livello per la categoria, di esperienza, va per i 30 anni, ma è assolutamente valido. Tra l'altro, per un Ancona che si sta non poco rafforzando in quest'ultimo periodo, è arrivato infatti Prezioso a centrocampo. Stanno arrivando diversi giocatori di livello per la categoria. Per un Ancona che, come dicevo anche in un altro video, quest'anno potrebbe essere, anche con l'arrivo di Tiong, che comunque porta liquidi in più, diciamo, molto parlando in parole povere, io credo possa essere e rappresentare una delle mini vaganti del campionato del girone B, ovviamente, ma della Serie C tutta. Petrella, ripeto, giocatore di buon livello che va a rafforzare così il reparto. Esterni. Ora, andando avanti, colpo anche del Trento, un Trento che ha annunciato ormai diversi colpi, i vari Marchegiani e Cazzaro per reparto portieri, Fabbri, Ferri, e adesso arriva anche Saporetti. Stiamo parlando di un'ala o attaccante classe 98, firma un contratto anche lui biennale, giocatore anche qui sicuramente di livello per la categoria, ancora giovane, perché parliamoci chiaro, non si può tacciare come vecchio, come bollito anzi. Però io credo che può assolutamente far bene. Negli ultimi anni ha giocato in Serie C, in particolare nei gironi del Nord. Se non ricordo male, ha avuto anche un'esperienza a Modena. Adesso vado a controllare, ma non vorrei dire una minchiata. Ma al di là di tutto, un rinforzo importante nell'ottica di un Trento che sta. No, non ha mai giocato a Modena. Va bene, allora ho detto io una minchiata. Dicevo, in ottica di un Trento che vorrà lottare per i primi 5-6 posti, è detta di alcuni dirigenti della società intera. L'obiettivo è arrivare nelle primissime posizioni di classifica. Ennesimo colpo che porta il Trento a continuare a rimpolpare una rosa che va comunque rimpolpata per l'appunto. Ora torniamo a parlare di calciomercato internazionale perché Casri è un nuovo calciatore del Montpellier dopo l'esperienza con il Saint-Étienne, così come anche Nordon, i quali entrambi hanno giocato a Saint-Étienne negli ultimi anni, entrambi vengono annunciati dal Montpellier. Nel caso di Casri stiamo parlando di un'ala, un attaccante comunque, classe 91, che firma per la prossima stagione con il Montpellier. Ennesimo colpo di calciomercato di livello per un Montpellier che si sta rafforzando e chissà che non possa puntare a qualcosa in più di una semplice metà classifica, così come ogni anno, diciamo, più o meno raggiunge. Casri è un giocatore di buon livello, forse un po' discontinuo, ma che porta antibonus a casa, che ha dei colpi importanti e quindi può essere utile in qualsiasi squadra del panorama della Ligue 1, in particolare per squadre che viaggiano, diciamo, a metà classifica, così come è il caso del Montpellier. Detto ciò, si rinforza ulteriormente il Bochum, una delle squadre più forti sul mercato nell'ultimo periodo in Germania. Arriva per il reparto difensivo Janko. Stiamo parlando di un terzino classe 95 che approda in Germania in prestito con diritto di riscatto dal Valladolid, squadra neopromossa in Liga. Valladolid, tra l'altro, il cui proprietario è Ronaldo il Fenomeno. E operazione sicuramente intrigante, ripeto, per un Bochum che si sta molto rafforzando, per quanto abbia ceduto anche diversi giocatori, tra cui lo stesso Poltra allo Schalke, ma diversi altri giocatori hanno lasciato il Bochum stesso. Terzino di buon livello, giocatore nel pieno della carriera, c'è anche in sito un diritto di riscatto che permetterà eventualmente al Bochum di riscattare il giocatore dovesse fare bene. Ora, nuovo colpo del Monza. Neopromosso in Serie A, un Monza che ha tutte le intenzioni di voler far bene, di voler arrivare almeno a metà classifica, quanto detto dallo stesso Galliani, diversi colpi di livello, il primo
Satoranocchia, il secondo è Cragno. Questo colpo dimostra certamente che le intenzioni del Monza sono intenzioni importanti, perché Cragno era attenzionato giustamente anche da club, top club nel panorama italiano, visto che è un portiere straordinario, con ottimi riflessi, un portiere veramente, se sta bene Cragno è veramente, veramente forte, portiere classe 94, che tra l'altro arriva con una formula particolare, in prestito a 400.000 euro, quindi un prestito oneroso, con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ciò vuol dire che dovesse il Monza centrare questo obiettivo, dovrà riscattarlo obbligatoriamente. Se non lo dovesse centrare, potrà riscattarlo, ma potrà, quindi potrebbe anche non riscattarlo. Quindi la formula più o meno è questa. Portiere di categoria di altissimo livello, che sicuramente va a rinforzare non poco il reparto portieri di un Monza che tra l'altro c'ha anche Di Gregorio, parliamoci chiaro, non è che non ha nessuno lì in porta, ma Cragno è un portiere più che valido per la categoria. Detto ciò, proseguiamo, perché il Wolfsburg annuncia per il reparto dei centrocampisti Frangic direttamente dalla Dinamo Zagabria, centrocampista classe 2000 che arriva per circa 7,5 milioni di euro dal club croato e firma un contratto quinquennale con il Wolfsburg. Quindi operazione certamente importante per un Wolfsburg che sotto gli ordini di Kovac, nuovo allenatore da qualche settimana a questa parte, avrà l'obiettivo di voler tornare a lottare per l'Europa. Giocatore di qualità, Frangic ovviamente, arrivato per una cifra anche abbastanza importante, perché sono quasi 8 milioni di euro, che non sono certamente bruscolini, ed è un rinforzo, ripeto, per il reparto assolutamente intrigante, considerando anche la giovane età del calciatore. Detto questo, rimanendo però in Germania, rinnovo in casa Colonia, perché Mr. Baumgart rinnova per i prossimi 2 anni con il Colonia. Dopo stagioni importanti in cui il Colonia è arrivato quasi sempre una salvezza più che tranquilla, la società ha voluto decidere così di rinnovare il contratto a Baumgart, che tra l'altro quest'anno ha centrato con il Colonia i preliminari di Conference League, poiché è arrivato settimo, ma viene sempre da stagioni di assoluta tranquillità in campionato, dove la salvezza è sempre stata centrata senza troppi patemi. Quindi di nuovo più che meritato per un mister che sta confermando le buone aspettative riposte nei suoi confronti. Detto ciò, parlando di allenatori, Favre è il nuovo allenatore del Nizza, rimpiazza così Galtier, che è andato al Paris Saint-Germain, e dopo qualche mese, anzi direi anche qualche annetto di pausa dopo la parentesi con il Dortmund, l'esonero di Favre che è avvenuto ormai un annetto e mezzo fa circa col Dortmund, il mister francese riparte così dal Nizza. Stiamo parlando, tra l'altro, vabbè, a livello di contratto, ora ve lo dico anche, perché è interessante anche vedere per quanti anni ha firmato Favre, non annunciato, durata del contratto non annunciata in realtà, non lo sappiamo, però sicuramente ci vorrà puntare tanto il Nizza, quindi io credo che il contratto sia pluriennale per far sì che si possa avere attorno a Favre un progetto a lungo termine, un progetto importante. Stiamo parlando comunque di un mister che negli ultimi tempi ha sempre fatto abbastanza bene anche al Dortmund, certo non ha entusiasmato ma non ha neanche fatto male, è un mister di buona competenza che in realtà come il Nizza, che sicuramente vorrà confermare l'Europa dopo essere arrivata questa stagione al terzo posto, se non mi ricordo male, vediamo un po', Nizza l'anno scorso in campionato è arrivata, così per curiosità, perché comunque è interessante anche parlare di queste squadre che potrebbero poi essere avversarie delle italiane in Europa ed in Champions League, oppure anche eventualmente in Conference. Nizza è arrivato, no, quinto è arrivato, quindi si è qualificato alla Conference League, ai preliminari di Conference. Quindi, dicevo, sicuramente Favre avrà tanto su cui lavorare, ma anche un buon materiale, perché parliamoci chiaro, Nizza è sicuramente una squadra di livello. Detto ciò, novità in casa Lorient, perché l'ex mister Pellissier ormai ha lasciato, inaspettatamente, perché dopo
L'ottima cavalcata che ha portato il Lorient alla promozione la scorsa stagione, tutti aspettavano una sua conferma. Invece, è arrivato questo addio e prende il suo posto Lebris. Stiamo parlando di un mister che firma per i prossimi 3 anni con il Lorient fino al 2025, allenatore, di buon livello, allenatore che certamente potrebbe far bene. Certo, è una panchina che scotta tanto perché il Lorient, è una formazione. Una di quelle che rischia comunque la prossima stagione di essere invischiata molto nella zona per, anzi, nella lotta per non retrocedere. Però sarà certamente un compito arduo per Lebris, ma anche, io credo, stimolante, quello di portare Lorient ad una salvezza che, ripeto, in un campionato molto equilibrato, molto livellato, soprattutto nella parte centro-bassa della classifica. Sicuramente sarà interessante. Vedremo un po' se riuscirà a centrare l'obiettivo. Detto questo, andiamo avanti, perché Joselu è un nuovo calciatore dell'Espanyol, attaccante classe 90, che dopo la parentesi con l'Alavés, con cui ha ormai diciamo, interrotto tutti i rapporti, visto che è andato in scadenza, riparte dall'Espanyol. Un Espanyol che vorrà questa stagione riconfermare quanto di buono ha fatto la precedente e certamente per il reparto offensivo l'arrivo di un giocatore di categoria che ogni anno comunque ti garantisce quei 7-8 gol a stagione, anche di più volendo, anche la doppia cifra, certamente importante. Giocatore di esperienza che conosce molto bene la categoria e quindi sicuramente colpo da non sottovalutare. Così come non è da sottovalutare, adesso iniziamo ad andare in chiusura, il colpo in casa PAOK. Un PAOK che tra l'altro è anche orfano di Kurtic che è andato via e si è accasato allo Slovan Bratislava. Ma per il reparto portieri annuncia Kotarski, portiere classe 2000, che arriva per circa 2 milioni di euro e arriva così a rafforzare il reparto portieri di un PAOK che piano piano vuole cercare di magari levare lo scettro di campione di Grecia all'Olympiakos, che ormai ogni anno vince il campionato greco. Stiamo parlando di un portiere di buona prospettiva, che tra l'altro è nel giro anche dell'Under 21 croata, lui è di nazionalità croata, e arriva per una cifra anche relativamente bassa, quindi rinforzo sicuramente intrigante, chissà che non possa dare una mano al PAOK durante la prossima stagione. Ora, ultimissima notizia in casa Lecce, perché è ufficiale l'arrivo di Farabotta, terzino classe 1999 che arriva direttamente dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Juventus. Quindi sostanzialmente con questa operazione il Lecce guadagna sempre perché o ci guadagna riscattando il giocatore, quindi guadagna le prestazioni sportive del calciatore, oppure ci guadagna economicamente parlando perché dovesse la Juve contro riscattarlo, il Lecce guadagnerebbe dal punto di vista economico. Quindi in realtà questo tipo di formula è sempre favorevole alla squadra che preleva il giocatore in prestito, in questo caso il Lecce, giocatore di buon livello. Devo dire che mi interessa molto questa operazione perché Frabotta ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione a Genova con il Genoa, non trovando però molto spazio. A Lecce invece credo che sarà messo più al centro del progetto e spero possa così dimostrare le sue qualità perché è un giocatore di buona prospettiva, è ancora comunque giovane, di buon livello, che deve ancora dimostrare molto, per quanto sia ormai abbastanza famoso, se vogliamo, avendo raccolto diverse presenze con la Juventus, però deve ancora dimostrare molto e questa esperienza a Lecce per lui sarà certamente decisiva in quest'ottica. Ora mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!